Ciao a tutti e bentornati al canale. Avete mai sentito parlare del glamping? Probabilmente sì, perché è un fenomeno del momento, una cosa che va molto di moda. Il glamping non è nient'altro che una forma di campeggio, lasciatemi dire, per fighetti, cioè una forma di campeggio un po' lussuosa, ecco. Deriva dal termine glamour e camping, che messi assieme danno per l'appunto la parola glamping. È una pratica molto antica, non è che una cosa recentissima. Di recente si è venuta a conoscere maggiormente anche grazie ai social, comunque è una pratica che esiste da secoli, diciamo. Quindi oggi andrò a piazzare la mia tenda da glamping. La Vevor mi ha fornito una tenda proprio da glamping, apposita per il glamping, e utilizzerò una stufetta che non è prettamente da glamping, è una stufetta che si può usare per il glamping, come per il bushcraft, come per altre attività. Il brand è italiano, è un prodotto artigianale, finalmente sul canale abbiamo un prodotto italiano e sono contento di farvelo vedere perché sembra veramente molto molto promettente e molto bella e direi eterna, la definirei. Quindi la mia intenzione è quella di creare questo campo base vicino alla baita, smontabile ovviamente perché non ho intenzione di lasciarlo montato, e quindi capite già un pochino il senso del glamping. Qual è il target del glamping? A chi è che potrebbe interessare fare il glamping? Beh, sicuramente qualcuno di voi che magari ha in proprietà un terreno nel bosco e non ha possibilità di costruire un qualcosa per le normative vigenti, e installare una tenda da glamping è un'operazione assolutamente legale perché è una struttura assolutamente removibile, quindi nel momento in cui qualcuno vi dovesse dire qualcosa potete prenderla e smontarla. Ci sono varie tipologie di tende da glamping. Oggi andiamo a vedere questa, che è una specie di yurta con palo centrale. Ci sono anche degli igloo trasparenti, ci sono delle tende gonfiabili, ci sono tante tipologie di tende. Il costo di una tenda normalmente è abbastanza elevato perché non si tratta dei materiali classici della tenda da campeggio, ma abbiamo delle tende molto robuste, per lo più in cotone. Questa è una delle tende da glamping più economica. La mia curiosità di oggi, ovviamente, oltre che allestire tutto quanto per questo glamping e passarci anche la notte, è quella anche di vedere quanto tempo ci vuole a montare e smontare il tutto, proprio perché, come vi dicevo, non è una struttura che resterà qui fissa. La mia intenzione è quella di utilizzarla per amici ed eventuali ospiti che verranno a trovarmi in futuro. Nessuna idea imprenditoriale di aprire un glamping qui, ma è una curiosità e è una risorsa in più. Come vi ho appena detto, il glamping, oltre che ad essere il target per le persone che magari hanno un terreno oppure possono prendere un terreno in affitto e piazzare la loro tenda da glamping per un certo periodo, il glamping è anche un'attività che si fa a livello imprenditoriale, e difatti in Italia stanno sorgendo, soprattutto negli ultimi tempi, una cosa molto recente, questi glamping super lussuosi in varie regioni. Comunque adesso andiamo a montare la tenda, vediamo quanto tempo ci vuole, vediamo com'è, e poi vi parlerò anche della stufa. Questa è la sacca con la tenda da glamping, e la prima considerazione che possiamo fare, abbastanza ovvia, è che non è che si può portare sulla cima di una montagna dove ci si arriva con 3 ore di cammino. Questa sacca pesa circa un 25 kg, quindi è un oggetto che si porta in un posto, si può fare un pezzettino di strada, ma non si può fare molta strada. La stufa invece, la bellissima stufetta di DM Line, è più leggera, pesa circa 8 kg. Ovviamente anche questa è un oggetto che difficile comunque da portare magari su itinerari molto lunghi se si è da soli, ma se si è in gruppo magari di 2-3 persone, suddividendosi i pesi, si può tranquillamente fare. Quindi adesso vado ad aprire e montare la tenda della Vevor. Questa è una sacca con la paleria. E questa è la tenda vera e propria.
La prima parte è andata, ho fissato tutti i picchetti, è stato molto semplice. Adesso andiamo a inserire il palo centrale. Ecco completata l'installazione della tenda Vevor da 4 metri. Tempo impiegato 30 minuti. Se ovviamente lo fate più di una volta, sicuramente accorciate i tempi, considerate che ho dovuto slegare un pochino i cordini. Io direi indicativamente 20-25 minuti la tenda si monta. È una tenda che si monta davvero molto facilmente. Prime impressioni sono molto positive, la tenda è molto solida. Sembra ben progettata, spaziosissima all'interno. Adesso ovviamente vi faccio vedere tutto bene. Comunque sembra una tenda di qualità, ecco, la prima impressione è quella di una tenda molto robusta. Qui davanti all'ingresso abbiamo anche una specie di tettoia che ci ripara proprio per poter chiudere la porticina definitivamente senza bagnarci e senza far sì che l'acqua possa entrare all'interno. Abbiamo quindi doppia chiusura con una grossa zanzariera. E poi qua, io adesso l'ho piegata, ma c'è la porta di chiusura vera e propria. Tutto cotone, e che cotone impermeabilizzato, e dovrebbe essere anche il cotone è abbastanza ignifugo rispetto ai materiali sintetici. Da questo lato abbiamo anche l'apertura per la stufa, c'è questa patch in silicone con un foro. Ora sarebbe da capire se questa patch è ignifuga o se si scioglierà con l'utilizzo della stufa, però diciamo che per logica, se c'è una patch con un foro, si presume che sia proprio per far passare la canna fumaria e che sia tenuta stagna per evitare che l'acqua possa entrare dal foro della canna fumaria. Comunque adesso questo lo scopriremo. Il secondo oggetto che utilizzeremo per questa glamping experience è la stufa di DM Line. Questa stufa mi è stata fornita da un artigiano, da Daniele, che per prima cosa ringrazio veramente per la fiducia. Ovviamente questo è un prodotto molto di nicchia, perché è riservato a un pubblico per l'appunto che ama le attività all'aria aperta, il bushcraft, il glamping e così via. Quindi questo oggetto come lo possiamo utilizzare in un contesto come questo, ma può essere adatto per esempio anche ai cacciatori che magari stanno più giorni a campeggiare, ai trekker, a per l'appunto chi pratica bushcraft e così via. È un oggetto che mi sembra veramente un gioiello. Daniele ha fatto un bellissimo lavoro con questa stufa. Da una
impressione di grande solidità e di eternità. Io direi proprio il concetto di questa stufa è proprio l'essere eterna. È una stufa completamente in acciaio inox. È molto bella, proprio esteticamente è stato curato ogni singolo dettaglio. Non ci sono imperfezioni costruttive. È un prodotto, si vede, fatto con molta passione. Questo è il kit stufa che adesso andremo a installare e vi spiegherò un pochino meglio come funziona. Comunque vedete, qua diciamo c'è tutto, c'è anche la fumisteria, i tubi della canna fumaria sono tutti all'interno. Poi mi è stato mandato anche questo che Daniele ha definito un pochino ancora un prototipo, ma in realtà è un oggetto che secondo me è già perfetto così com'è. È una vaschetta per scaldare l'acqua, quindi questa viene applicata sulla stufa, c'è un tappo superiore e un rubinetto, anche questa tutta completamente in acciaio inox, si mette sulla stufa e ci si può servire dal rubinetto e utilizzare dell'acqua calda. Adesso lo andiamo a installare e vediamo meglio un pochino tutti i dettagli. Andiamo a montare la stufa, ma è veramente semplicissimo. Quindi abbiamo i nostri tubi, la nostra fumisteria, poi abbiamo questa griglia da piazzare sul fondo della stufa in modo da tenere sollevata la legna, in modo da farla bruciare meglio. Qua davanti abbiamo per l'appunto una presa d'aria regolabile che ci aiuterà a regolare la combustione, quindi si può aprire e chiudere all'occorrenza. Poi c'è anche questo raschietto per dare una pulita alla cenere che cadrà sotto dalla griglia. E poi due supporti laterali dove possiamo appoggiare pentole, pentolini, insomma quello che ci serve magari mentre stiamo cucinando. Oggi per l'appunto proveremo a cucinare. È evidente che siamo a luglio, non è che faccia un gran freddo per utilizzare una stufa. Questa stufa la rivedremo meglio sicuramente quest'inverno. Però questa sera sono previsti temporali, quindi potremmo magari darci anche una scaldata, perché se arriva il temporale arriverà il fresco e quindi soprattutto cucineremo qua. Ah, mi stavo dimenticando una cosa molto importante, giustamente. I piedini regolabili. Questa stufa, vedete, si apre semplicemente così. Ha sotto questi piedini regolabili con due galletti che servono per l'appunto per avere la migliore regolazione anche in contesti dove il piano è disconnesso, quindi possiamo sollevare una più una rispetto che l'altra e regolarci in base alle asperità del terreno. Oltre al supporto per gli oggetti, queste due griglie servono soprattutto proprio per il trasporto della stufa in sé. Ecco, io credo che già con un allestimento del genere ci siamo molto avvicinati al concetto di glamping. Direi che ci siamo. Abbiamo un letto, una stufa, una poltroncina. Poi l'ambiente si può abbellire quanto si vuole. Ideale sarebbe avere un tappeto, sarebbe avere anche varie lucine. Però già così abbiamo un buon livello di comfort. Andiamo dentro a fare un giro. Ah, come potete vedere c'è spazio per sicuramente due persone molto comode, molto larghe, ma in realtà si possono mettere, volendo, se non ci fosse la stufa, si potrebbero mettere due letti matrimoniali, o comunque sicuramente in qualche modo 4-5 persone in questa tenda, questa è quella da 4 metri, 4-5 persone ci stanno abbastanza comode. Però il suggerimento è questa da 4 metri, due persone stanno veramente in modo lussuoso, ecco.
qui ho messo anche questa poltroncina. Qui dietro c'è ancora molto spazio. Qua adesso vi faccio vedere, qui è tutto vuoto ancora. Vediamo che da questo lato c'è ancora moltissimo spazio. Ho solo messo un piccolo tavolino, la stufetta. Ovviamente si può allestire anche fuori un'area esterna. Si possono fare un sacco di cose interessanti e creative. Sta molto per l'appunto la vostra creatività. Un dettaglio di questa tenda che mi è piaciuto molto è questo qui. Ha degli oblò con la zanzariera che si possono aprire in modo da arieggiare molto l'ambiente. Effettivamente è molto fresco e l'aria continua a circolare. Sono presenti queste clip che servono per appunto bloccare poi la tendina. Se dovessi trovare un difetto a questa tenda, ma proprio andandolo a scovare, perché la tenda diciamo che è veramente molto bella e qualitativamente parlando è davvero ben fatta, è la mancanza di gancetti superiori per appendere le lampade. Questa è l'unica cosa che di cui sento un pochino la mancanza. Ho appena acceso la stufetta, ha già preso, e questa sera preparo una cosa semplice, uno spaghetto col pomodorino. Quindi adesso aspetto che si scaldi la stufa, metto a bollire l'acqua e questa è la cena. La stufa sta viaggiando alla grande, mi sta già scaldando l'acqua. Sono molto comode le piastre laterali per poter appoggiare le pentole, si cucina abbastanza comodamente, devo dire. Ok, siamo in ebollizione. 13 minuti. Thank you.
Buongiorno, allora com'è andata la prima notte nella tenda della Vevor? Devo dire molto bene, una tenda davvero molto lussuosa. Ieri stavo morendo di caldo, ieri sera. Stanotte ho avuto freddo e non ho acceso la stufa pensando che facesse caldo. In realtà questa notte la stufa accesa sarebbe stata l'ideale, ecco. Se avessi avuto un po' di legna in più da parte all'interno della stufa, poi durante la notte non ho avuto voglia di alzarmi per far legna ovviamente, e quindi ho avuto un po' di freddino. La stufetta in una tenda del genere crea un calore pazzesco, quindi si sta dentro con un livello di comfort elevatissimo. Gli spazi sono molto ampi, ci si può muovere molto liberamente. E il fatto di avere un letto comodo e diciamo tutti i vari accessori che ognuno poi decide di mettere all'interno crea un ambiente molto domestico, come se fossimo praticamente quasi a casa, solo che siamo nel contesto del bosco. Quindi secondo me, anche se siete una coppia e volete vivere un tipo di esperienza di questo genere, questo tipo di attrezzatura da glamping è una cosa che potreste valutare. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione di DM Line, di Vevor, che ringrazio per avermi permesso di vivere questa esperienza e registrare questo video. A voi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi avete intenzione di praticare il glamping, se avete intenzione di provare questa esperienza. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!